Da Jennifer Lopez, la più appassionata di haute couture in prima fila a molte sfilate parigine, a Kylie Jenner con la figlia al seguito. Pierpaolo Piccioli apre i saloni dell'atelier di Valentino a Parigi in Place Vendôme per la sua sfilata con tantissimi ospiti internazionali ed un messaggio chiaro. Portarla in queste sale significa nobilitare tutto quello che sta dietro al lavoro, volumi, tagli, talento e tempo. E allora le giacche over da indossare con gonne vaporose, lo studio dei materiali che è sempre infinito, la maestria nell'inventare cromie nuove senza paura di accostare e mescolare i colori, tutto parla di un'alta moda più quotidiana che fugge la velocità effimera di certi messaggi e ama la realtà. Ci credo che nella materia c'è un senso di passione e di cura e ognuno ci mette un po' della propria storia. Pezzi che celebrano i rituali dell'haute couture e che rendono omaggio all'umanità del lavoro e a quei camici bianchi che, come sempre, da Valentino chiudono la sfilata. Da loro si inizia, con loro si finisce. C'è molto orgoglio in questo camice bianco e io sono fiero della nostra scuola di alta moda che dà loro un futuro, ma dà anche a noi un futuro, perché l'alta moda senza quelle conoscenze, senza quella capacità non avrebbe il futuro. Guarda il futurismo di Karl Lagerfeld, per anni anima della Maison, King Jones nella sua collezione per Fendi Couture, con il desiderio di raccontare, parole sue, precisione ed emozione, con linee pulite, abiti dalle silhouette allungate e poi il lavoro sui decori, tessuti cangianti, i microtop annodati e le gonne in frange metalliche, per una couture che guarda ad un mercato più giovane, attesissima in prima fila, una delle star più ricercate oggi, l'americana Zendaya.